Il bosco, la ragazza e il lupo di Giovanna Ranaldi. Un librettino orizzontale che iniziamo a sfogliare alla ricerca delle parole. Ma le parole non ci sono. È un libro senza parole, un silent book. Uno di quei libri che magari qualcuno può pensare che siano facili da leggere, non c'è scritto niente, che ci vuole. E invece no, come tutti i silent book. Anche questo ha bisogno di voi, ha bisogno dei lettori, ha bisogno dell'impegno, della concentrazione, ma soprattutto della voglia di esplorarlo, di raccontarlo, di aggiungerci delle emozioni. Perché noi possiamo capire la storia dalle immagini, ma ci sono molti passaggi in cui c'è bisogno proprio di riempirla con la nostra immaginazione, la nostra fantasia, le nostre emozioni. È la storia di Cappuccetto Rosso, adattata, raccontata in base, quindi illustrata in base alle emozioni proprio di Giovanna Ranaldi, ma dove c'è spazio anche per noi. E lei ci racconta nella didascalia che per fare questo libro, per realizzare questo libro, ha usato tantissime tecniche, le matite, la china, la monotipia, che è una tecnica un po' più complicata. Ha grattato via il colore. Ogni pagina quasi è una tecnica differente, proprio per adattarsi alle emozioni di quella pagina. E quindi è una scoperta, questo è davvero un bosco da attraversare, da buscare, un bosco in cui noi dobbiamo trovare proprio il modo di esprimerci, di esserci. Ci proviamo?